Sotto la guida di Cesare, le legioni di Roma avevano creato un impero che all'est confinava con il bellicoso popolo dei Daci, in seguito sottomessi dalle legioni di Marco Crasso Licinio, inviate da Augusto. Qui lo stesso imperatore, per cause ancora oscure, 20 anni dopo esiliava il poeta Ovidio, che imbarcatosi a Brindisi subì sul mare la furia degli elementi. Per questo, raggiunto l'Ellesponto, preferì proseguire il viaggio via terra abbandonando la nave e i bagagli. Dopo un mese di peripezie, Tomis, che il poeta trova in balia dei Dacogeti, feroci cavalieri barbari che scagliavano sulla città nugoli di frecce avvelenate quasi ogni giorno. Decebalo, un eroe leggendario, trasformerà per gradi l'ostilità dei Daci in lotta aperta contro Roma, offrendo alla propria terra un capo che costrinse Domiziano a una pace umiliante. Qualche anno dopo saliva al trono lo spagnolo Marco Ulpio Traiano, un militare nato, con spiccate attitudini al comando, ben deciso a riscattare il prestigio di Roma. Della sua campagna contro i Daci sono andate disperse le fonti letterarie, ma la colonna che fece erigere è in grado lo stesso di tramandare con impressionante realtà 6 anni di guerra attraverso un film lungo 200 metri interamente scolpito sulla pietra. Dopo appena 4 anni di regno, Traiano aveva inviato sul Ponto e sul Danubio truppe, macchinari bellici e provviste provenienti dal sud e dall'Italia. Altre legioni filtravano dal nord attraversando il Danubio su un ponte di barche nei pressi di Turno Severina. Più tardi, per rendere stabili i collegamenti, il ponte verrà sostituito da uno in pietra, opera dell'architetto Apollo d'Oro di Damasco. Qui, in pieno assetto di guerra, transitarono ben 2/3 delle legioni di Roma. Alla fine, 200.000 uomini provenienti da ogni parte dell'impero si trovavano in Mesia, pronti a misurarsi con i Daci di Decebalo. L'occasione arrivò prima del previsto. Di solito il Danubio gelava nei mesi invernali e la flotta romana si sarebbe così trovata nell'impossibilità di assicurare i normali collegamenti che manteneva via fluviale con le legioni. Per il loro attacco, i Daci scelsero una fortezza che presidiava la rete stradale, situata in ottima posizione strategica presso Adamklisi. Era il febbraio dell'anno 102. Thank you.
Contrariamente alle aspettative, quella volta il dio del Danubio ebbe a schierarsi con le aquile di Roma e le sue acque non gelarono, permettendo ai legionari di resistere fino all'arrivo dei rinforzi. Adam Clisi, la chiesa dell'uomo pio. Così i turchi battezzarono queste rovine, scambiandole per i resti di un tempio eretto da Traiano, un monumento trionfale che immortalò un fatto d'armi incredibile, fissando negli attimi salienti su 54 quadri le metopi che originariamente ne ornavano la base. Oggi ne conosciamo ancora 49 in grado, nonostante il tempo e gli uomini, di rievocare con impressionante suggestione le fasi di una battaglia che decise in pratica le sorti di una lunga guerra. I civili, terrorizzati, fuggono precipitosamente con i carri. Anche le greggi, impaurite, si disperdono disordinatamente, intralciandosi a vicenda. A piccolo trotto, i portaordini collegano le formazioni di combattimento con il quartier generale, cercando di coordinare le manovre in quei difficili attimi di esaltazione. Come d'uso, Traiano passa in rivista una parte della truppa, che simbolicamente rappresenta le coorti già schierate. Dopo i vessilliferi che avanzano con i simboli della legione e con il labaro centrale, sfila la fanteria leggera e la falange. Per l'ultima volta l'imperatore arringa la truppa, poi alza la destra. Squillano le bucine. È l'attacco. La cavalleria si scontra per prima con il nemico caricandolo ai fianchi, mentre i veterani, stabilito frontalmente il contatto con gli avversari, ingaggiano furiosi corpo a corpo. I corti gladi si incrociano con le siche dace, cercando rabbiosamente il sangue. Su opposte alture, Traiano e Decebalo seguono ansiosi le fasi del combattimento. Sarmati, Bastarni e Daci spuntano da ogni dove. Per ogni romano si moltiplicano gli avversari. Il momento è disperato. Lo stesso Traiano scende in campo per vincere o morire con i propri legionari. Gli uomini si rianimano e con il coraggio della disperazione si scagliano sui confederati, che sotto i loro colpi sbandano e cercano scampo tra i boschi incalzati dai romani. I superstiti si arrendono e gettano le armi. Quel giorno la vittoria scriverà sul proprio scudo il nome di Roma. Davanti all'imperatore e ai suoi ufficiali sfilano nuovamente le gloriose insegne delle legioni, seguite dalla schiera dei prigionieri che verranno deportati in Italia.
Ora, in Dobrugia, non rimarranno che donne e bambini. Roma ha punito chi ha osato sfidarla. Ad Adam Clisi quel giorno morirono 13.000 uomini. Di questi, 3.800 erano romani. Li accolse una tomba comune. Il rito fu officiato dallo stesso imperatore e i loro nomi furono scolpiti uno ad uno su una colossale lapide perché non ne andasse dispersa la memoria. Iulius Secundus, Caius Primus, Vitellius Flavius, Lucretius Varro, Marcus Valerius, mentre la maggior parte degli alleati si sottometteva a Traiano implorando il perdono di Roma, Decebalo si rifugiò a stento tra i monti della Transilvania. Tre anni dopo, il capo Dace riprendeva le ostilità con pericolose azioni di guerriglia che l'imperatore decise di stroncare. È il 106. La capitale di Decebalo, Salmizze Getusa, è assediata, espugnata, distrutta, incendiata. Molti, pur di non arrendersi, si avveleneranno. Pochi si arrenderanno. La maggior parte troverà scampo tra i boschi. Tra questi, Decebalo, che braccato dalla cavalleria romana, si ucciderà con un pugnale ricurvo. È quanto raccontano la colonna traiana e un'iscrizione trovata a Filippi nel 1970 sulla tomba di Tiberio Claudio Massimo, il soldato che non riuscì a fermare la mano dell'eroe suicida. Il saccheggio della città fu totale e i cavalli carichi dell'oro dei daci costituirono la massima dimostrazione per Roma di un trionfo senza pari. Le ricche prede servirono in seguito per molti interventi di pubblica utilità. Tra l'altro, venne costruito anche il Foro Traiano, con la famosa colonna alta 30 metri, eretta 7 anni dopo questi avvenimenti, quando i particolari erano già sfumati e quando ciò che rimaneva era solo la gloria dell'imperatore. Ad Adam Clisi, invece, il monumento fu eretto dagli stessi protagonisti all'indomani della capitolazione dacia e per questo offre una testimonianza più viva e immediata.
Greci e romani usavano scegliere sul campo di battaglia un albero, lo sfrondavano e gli appendevano simbolicamente le armi della vittoria. Ad Adamclisi si vinse. Qui fu decisa la campagna contro i Daci e qui, per il proprio albero della vittoria, Traiano volle un basamento alto 48 metri, ben visibile a distanza. L'insieme fu realizzato da Apollodoro di Damasco, lo stesso architetto che aveva progettato il ponte sul Danubio. La costruzione fu affidata a legionari delle province orientali. Se osserviamo le merlature, su tutte il prigioniero appare legato a una quercia, tranne che su una che raffigura una palma. Una pianta inserita intenzionalmente dai legionari di Traiano per firmare a modo loro quest'opera colossale. Come dimostrano queste monete, già all'epoca di Traiano, l'accampamento di Adamclisi fu trasformato in una cittadella che, favorita dalla posizione strategico-commerciale, ebbe a svilupparsi ulteriormente dotandosi di negozi, magazzini, templi e di altre strutture che ogni anno, nel corso delle continue campagne di scavo promosse dal Museo Archeologico di Constanza e dall'Università di Bucarest, vedono nuovamente la luce. Dove oggi si rifugiano le tartarughe o pascolano le greggi, senz'altro domani la terra restituirà altre testimonianze per meglio completare il quadro della presenza romana in Romania. Una presenza che si tramutò in una feconda fusione di cultura e di caratteri quando i veterani si installarono nella Mesia, trasformandosi in agricoltori o mercanti. Tomis, Costanza, il gioiello del Mar Nero, più di ogni altro centro della Mesia, rifletterà l'arte e il benessere maturati nei successivi sei secoli di pace che la campagna contro i Daci assicurò alla Dobrugia. Un'arte assolutamente originale, con indiscutibili influenze dell'est europeo e dell'ovest asiatico, innestate su elementi romano-ellenistici. Città simboleggiata dalla dea Fortuna, ospitata dall'Acropoli, con ai piedi il dio del ponto. E sulla testa del dio la città stessa, le sue mura, le sue porte, non più minacciate come ai tempi di Ovidio, il poeta che qui vive da quasi 2000 anni nella sua città discreta e sibillina. Una città che conserva ancora fra le proprie spire il segreto della sua tomba.